Il mondo del lavoro ha raccolto a Torino per dire sì alla tavola, l'incontro all'Unione Industriale, basta slogan e proclami, dicono imprenditori e sindacalisti. Olimpiadi 2026, oggi a Roma, Appennino e Chiaparino per sostenere la candidatura di Torino, il CONI pensa a un coinvolgimento di tutto il nord. E sempre scontro politico sulla TAV, il mondo del lavoro e del sindacato. Oggi sono a raccolta l'Unione Industriale di Torino per sostenere l'opera. Mauro Fasso, che sta seguendo i lavori, ha intervistato Fabio Ravalli, presidente di Confindustria, che ha promosso l'incontro. Presidente, qual è l'obiettivo di questa giornata? Si parla anche di una manifestazione a settembre. Sì, questa è una giornata molto importante e lo sarà anche a settembre. Noi vogliamo far sentire forte la voce del nostro dissenso riguardo a questa politica infrastrutturale del governo. Noi contestiamo il merito e il metodo. Il metodo perché non si può affrontare un tema così delicato frutto di un accordo internazionale con dei tweet o delle comunicazioni sui social network. E il merito perché abbandonare la TAV significa tagliare completamente fuori il Piemonte e il nord Italia dal corridoio mediterraneo, che è l'unica, diciamo, struttura, organizzazione strutturale, potremmo dire, infrastruttura rilevante nel sud Europa. Non è che non si farà un altro corridoio, passerà a nord delle Alpi, ma questo significherà la marginalizzazione del Piemonte e delle regioni settentrionali. Ecco, questa lettera che il Comitato Tecnico NOTAV ha inviato ai direttori e ai vertici di TELT, che diffida dall'andare avanti con i cantieri, vi preoccupa? Sì, ci preoccupa. E ritengo che sia molto grave. Qui bisogna ottemperare a degli impegni precisi presi con uno Stato sovrano, cioè con la Francia, con dei lavori già iniziati, perché ricordo che ormai si sono avviati 26 programmi su 84 previsti, pertanto la TAV non è all'inizio ma è già avviata. Quindi queste iniziative creano ulteriormente confusione e non fanno bene alla nostra economia e non fanno bene all'immagine internazionale dell'Italia. E ora parliamo delle Olimpiadi del 2026. Oggi a Roma la Commissione Tecnica del CONI incontra i sindaci e i presidenti di regione. Mercoledì il verdetto, Davide Piriocos. Per le Olimpiadi invernali del 2026 il CONI punta il tridente. Un'Olimpiade diffusa, condivisa, low cost, che raccolga il meglio dei tre dossier prodotti da Piemonte, Lombardia e Veneto. Uno schema di gioco in cui il ruolo centrale spetta Milano, con i riflettori del mondo e le cerimonie di apertura e chiusura sul prato di San Siro. Torino avrebbe il pattinaggio, Cesana il bob, Pragerato il salto, Bardonecchia lo snowboard e Pinerolo il curling. Le indiscrezioni della vigilia dicono sia questa la proposta che la Commissione Tecnica del CONI farà agli amministratori locali negli incontri in programma per oggi. Il presidente veneto Zaia e il sindaco di Cortina, Ghedina, sono già stati ascoltati in mattinata. I lombardi, Sala e Fontana entreranno nella sede del CONI alle 16, mentre Appendino e Chiamparino, accompagnati dal curatore del dossier, l'architetto Alberto Sasso, sono attesi per ultimi alle 17.30, con la sindaca che continua a ribadire il suo no al ticket con Milano. Difficile cambi idea a favore di questo progetto Cerbero. Mercoledì la Giunta e il Consiglio nazionale del CONI si riuniscono per decidere. L'ultima parola aspetta però al governo, che non esclude l'opzione zero. Niente candidatura italiana e tra 8 anni tutti davanti alla TV a vedere come sono bravi all'estero.